ci sono quattro fasi nella definizione di questo grande evento. La prima è la preparazione, poi c'è la promozione di questo straordinario appuntamento, la gestione e infine il post, quello che verrà dopo. La fase della preparazione è quella in atto, quella che ci ha visto discutere oggi delle questioni che riguardano finanziamenti, allentamento del patto di stabilità, sono assolutamente d'accordo, che riguardano modifiche normative da aggiungere ai poteri già conferiti con un provvedimento del governo al commissario Sala, bisognerà studiarne di altri, ne sono convinto. E poi c'è nella fase di preparazione il punto più critico, che è il fattore T, il tempo. Il 30 aprile 2015 è una data invalicabile, tutto deve essere pronto ben prima, ma naturalmente il 30 aprile 2015. Quindi quello di cui parlava il sindaco, qualche imprevisto che può succedere, che rallenta, deve essere messo in conto, ma oggi io esco più fiducioso dall'incontro, dopo l'incontro, perché ho visto l'impegno di tutto il governo. Mi ha impressionato vedere non solo il sottosegretario Martina, ma il Presidente del Consiglio e tutti i ministri lì presenti, a dimostrazione proprio che c'è l'impegno totale. Questo impegno totale è quello che serve. Expo non è una questione né di Milano né della Lombardia. Expo è la vetrina dell'Italia. L'Italia nel mondo sarà presente, credo più del 90% rappresentata della popolazione mondiale, e non possiamo fare la brutta figura. E c'è questo cliché, un po' lo stereotipo, che quando l'Italia si occupa di queste cose poi va a finire male. Noi dobbiamo invece, questa è la straordinaria occasione, tutte le istituzioni sono impegnate per fare in modo che la fase della preparazione si concluda secondo i progetti che abbiamo e si concluda nel modo migliore. La promozione è un altro impegno importante di cui ha parlato anche Beppe Sala. Il primo evento in questo senso sarà domenica prossima, organizzato da Regione Lombardia alla Villa Reale di Monza, un grande evento con la partecipazione del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Corpo Consolare milanese, che è secondo solo a New York come numerosità e come qualità, e quindi un evento che mette al centro della vetrina i contenuti di Expo, di cui si è parlato finora troppo poco: nutrire il pianeta, energia per la vita. E essendo proprio in Italia, l'agroalimentare italiano, stiamo parlando delle cose nostre, no? Energia per la vita e nutrire il pianeta. Ecco, una straordinaria occasione, e l'impegno di oggi, l'incontro di oggi, mi hanno convinto che ci sono tutte le istituzioni schierate. Non era una cosa né scontata né banale, è una cosa importante, molto importante. E quindi sono certo che questo impegno garantito oggi ci consentirà di conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi.